riepilogo delle funzioni dei casi e l'avverbio interrogativo dove. Come si traduce l'avverbio interrogativo dove in latino? Allora, riepilogo dei casi. Attenzione, voi quando state traducendo dovete fare molta attenzione, abbiamo detto, alle desinenze, perché la desinenza ci fa capire qual è il caso di quel sostantivo. Purtroppo, certe volte, oltretutto, si tratta anche di desinenze in comune fra alcuni casi. Certe volte è una desinenza in comune fra genitivo e dativo, altre volte fra dativo e ablativo. Quindi dobbiamo fare molta attenzione tra singolare, plurale, eccetera, eccetera. E dobbiamo avere in mente molto chiaramente che cosa può essere un nome quando è nominativo. Può essere soggetto, ma può essere anche predicativo del soggetto. Un nome del predicato è tutto quello che ruota intorno al soggetto, quindi attributo e posizione. Genitivo può essere solamente di specificazione. Se noi avessimo un genitivo, un nome che può essere solamente genitivo, potrebbe essere davvero solamente specificazione. Il problema è che poi, come abbiamo già visto, purtroppo la desinenza del genitivo singolare, magari, è in comune con altre desinenze. Prima declinazione è in comune con il dativo singolare e il nominativo evocativo plurale, mentre nella seconda potrebbe essere in comune con il nominativo maschile plurale, solo se maschile però. Il dativo, oltre a essere complemento di termine, è anche il dativo di possesso. Se c'è un verbo essere, si potrebbe trattare proprio di un dativo di possesso. L'accusativo, sicuramente complemento dell'oggetto e predicativo dell'oggetto, ma state attenti perché può essere anche il caso di alcuni complementi di luogo, ad esempio il moto a luogo, però con in o ad, il moto attraverso luogo, o moto per luogo, però con per, quindi non è da solo, quando è da solo è complemento oggetto. Complemento di causa con obo propter, no? Ricordate, obo propter più accusativo. Complemento di fine con ad, e l'abbiamo studiato un po' insieme al moto a luogo, perché è una specie di moto a luogo figurato. Infatti, il fine, lo scopo dell'azione, è un po' la direzione, no? Verso cui si conduce l'azione. E poi il mezzo preceduto da per, solo con le persone però. Ricorderete infatti che il mezzo con le cose è in ablativo semplice, mentre in mezzo con le persone è in per più accusativo, per servum, advocat, chiama attraverso un servo, chiama, manda a chiamare attraverso un servo, per servum. Ecco, attenzione, purtroppo l'ablativo è un... Facciamo prima però il vocativo, prima dell'ablativo, eh? Sì, è meglio fare prima il vocativo, così ricordiamo sempre che nel nostro elenco dei casi il vocativo viene prima dell'ablativo, così lo liquidiamo in fretta. Il vocativo, infatti, può essere solamente complemento di vocazione. Come complemento, diciamo, come genitivo può essere complemento di specificazione e basta, per il momento, poi dopo vedremo altri casi del genitivo, ma per il momento può essere solo specificazione. Il vocativo può essere solo di vocazione. Attenzione all'ablativo, perché l'ablativo può essere tante cose. Ecco, allora, l'ablativo può essere complemento d'agente, non da solo, a o ab più ablativo, può essere complemento di causa efficiente da solo, ablativo semplice, può essere complemento di mezzo, ablativo semplice, complemento di modo, ecco lì la cosa è più complessa, perché di modo generalmente è cum più ablativo, vi ricorderete, poi può essere senza cum, oppure con il cum frapposto, quando c'è un aggettivo. Poi c'è il complemento di compagnia e unione, questo è sempre col cum. Poi c'è lo stato in luogo, con in, generalmente in più ablativo. Poi c'è il moto da luogo, ecco, questo può avere tante preposizioni. A o ab, e o ex, de più ablativo. L'allontanamento, più o meno le stesse preposizioni, sempre. Origine e provenienza, lo stesso, no? A o ab, eccetera. Poi c'è il moto attraverso luogo per indicare un passaggio, tramite un passaggio, oppure anche il tempo determinato. Allora, moto attraverso luogo. Il moto per luogo generalmente è per più accusativo. Ma se passiamo attraverso una via, una porta, allora dobbiamo usare l'ablativo semplice. Il tempo determinato si esprime con l'ablativo semplice.
E poi abbiamo il complemento di causa, quindi il complemento di causa sarebbe con l'ablativo semplice. Certe volte, se è una causa impediente che impedisce, sarebbe pre più ablativo. E infine c'è il locativo, un caso che è scomparso generalmente, ma non del tutto, perché per i nomi di città o di piccola isola singolari della prima e della seconda declinazione, il locativo è rimasto, però. Diciamo, noi lo chiamiamo genitivo locativo perché di fatto corrisponde al genitivo. Quindi a Roma è Rome, come se fosse un genitivo, anche se è un locativo, a Milano è Mediolani, come se fosse genitivo, ma in realtà è locativo. Andate adesso alla pagina 126 per ricordare questa cosa. Come si dice dove? Avverbio interrogativo. Anzi, facciamo una bella cosa, ripassiamo anche il dove, avverbio relativo, insomma. Il dove avverbio relativo è ubi, e mentre il dove avverbio interrogativo può essere ancora ubi, ma solo se è di stato il luogo. Beh, insomma, sia interrogativo che relativo però. Qui li trovate come avverbio interrogativo, ma li potete trovare come anche come avverbi relativi, cioè che introducono una frase relativa. Se sono di stato il luogo c'è ubi. Se è di moto a luogo c'è quo, se è di moto da luogo c'è unde, e poi se volete vi aggiungo anche il moto per luogo che è qua. Allora, ubi si traduce dove è di stato in luogo, dove sei, dove ti trovi, ubi es. Invece quo è dove di moto a luogo, quindi dove. Ti dirigi, quindi quo contendis, è di moto a luogo, invece unde è di moto da luogo, da dove provieni, da, no, da dove giungi, no? Unde pervenis, no? Mentre invece qua è di moto per luogo, per dove passi, si dice qua. Altri video didattici su scuola.it